Buongiorno a Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle, ben trovata. Buongiorno. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi anche a Marcello Sorgi, ben trovato direttore. Buongiorno. E con noi c'è anche Guido Rasi, microbiologo, consulente del commissario generale Figliuolo, benvenuto. Buongiorno. Allora, partiamo dall'allarme dell'OMS sulle varianti. Forti probabilità che emergano altre varianti più pericolose. Quanto dobbiamo essere preoccupati per questa nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? E per me? Sì, per lei. Immaginavo. Ma insomma, non più del solito. Io direi che il fatto delle varianti, il virus per mestiere continua a variare. Non credo che ci siano novità rispetto ai pericoli che sappiamo di avere da 18 mesi. La variante Delta indubbiamente ci ha mostrato che potrebbe iniziare a scappare ai vaccini. La prossima variante non la conosciamo, ma insomma non ci trovo un elemento di grande novità. L'abbiamo sempre saputo, che è una corsa contro il tempo e quindi insomma dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Allora, noi sappiamo che i contagi sono tornati, professore, a crescere, il numero delle ospedalizzazioni non è drammatico come nei tempi più duri della pandemia, così come quello delle vittime, però volevo con lei discutere di un dato, lo riporta stamane il Corriere della Sera, dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 21 giugno-4 luglio, ricoveri in ospedale 941, tra questi 80 erano persone che avevano completato il percorso vaccinale, cioè le due dosi. Che significa questo? Beh, significa che dobbiamo stare attenti e guardare, è fondamentale continuare a guardare queste statistiche. Noi dobbiamo vedere intanto qual era lo stato immunitario di queste persone. 4-5 mesi fa si era vista la indispensabilità di fare dei sondaggi fatti molto bene sullo stato di immunità effettivo delle persone vaccinate. Di per sé ci si aspetta, si sa che il vaccino funziona all'80% e al 90% per le forme, diciamo, letali. Dobbiamo vedere in quale situazione siamo, dobbiamo sapere tutto di queste persone, se hanno malattie concomitanti, che vaccino hanno fatto, quando l'hanno fatto, se c'è un fattore tempo. Adesso che i numeri sono bassi dobbiamo capire assolutamente i trend e intervenire, incluso capire se riusciamo a capire quali persone non si immunizzano sufficientemente con questi vaccini. Io voglio tornare anche alle parole che ci ha fatto sentire Sara poco fa del ministro Garavaglia. Impensabili nuove restrizioni. Beghin, è concorde col ministro del turismo? Ma guardi, io credo che le restrizioni sono impensabili nella misura in cui non sono necessarie. Quindi se i nostri numeri in questo momento sono così bassi da non necessitare misure, è chiaro che non si attuano. Poi c'è la questione dell'imitazione del modello francese e chiaramente su questo io personalmente non sono d'accordo, perché mi sembra uno scaricare sugli esercenti, sui piccoli ristoratori, bar e quant'altro, inefficienze burocratiche, incapacità a volte politiche. Quindi non credo che sia proprio il momento, né per la situazione in questo momento contingente e tantomeno per le modalità. Tiziana Beghin, allora, il Green Pass serve per dire vaccinatevi senza obbligare i cittadini a vaccinarvi e voi su quello siete fermi, no all'obbligo vaccinale per tutti? Ma guardi, il Green Pass io l'ho vissuto in prima persona perché nasce da un'esigenza di coordinamento europeo ed è nato proprio per agevolare i viaggi e per garantire una ripresa più o meno coordinata dei vari paesi e per aiutare esercenti e in generale tutte quelle categorie che avevano passato mesi veramente complessi. Questo è stato la genesi del Green Pass, che prevedeva tre tipi differenti
di appunto permesso il vaccino, il tampone nelle 42 o nelle 48 o 72 ore a seconda della tipologia e anche il certificato di guarigione. Quindi questa è la motivazione per cui è nato. E noi continuiamo a sostenere che è questo il motivo per cui deve essere utilizzato. Poi possiamo decidere se aprire o non aprire le discoteche e fare delle speculazioni. Però noi abbiamo obiettivamente, siamo tutti consapevoli del fatto che bisogna vaccinare il più possibile. Anzi, io in prima persona mi sono spesa anche per la liberalizzazione dei brevetti in modo che sia vaccinato tutto il mondo, perché ricordiamoci che non basta vaccinare il professor Ricciardi ieri ci ricordava la percentuale minima di vaccinazione del continente che africano. Che rimarrà minima e che genererà sempre nuove varianti. Quindi se vogliamo parlare di vaccinazione, parliamo di vaccinazione in modo molto più globale. Detto questo, noi abbiamo la necessità oggi di aiutare anche chi è in grande difficoltà economica e io obiettivamente mi chiedo come potrà essere possibile per un nostro esercente, per esempio a metà stagione, dover decidere che cosa fare magari con un cameriere giovane di 20 anni che non ha ancora potuto vaccinarsi. E cosa dovrebbe fare? E licenziarlo certo. A metà stagione? E poi aggiungo un altro elemento, Begin, ci sono quelli, e lo vediamo nel servizio che tra poco vi proponiamo, che il Green Pass non possono averlo, una sorta di esodati del Guardi, Green Pass. Era questo che volevo dirle. Esatto, ma glielo faccio vedere. Che sono guarite e hanno fatto una vaccinazione, ci sono difficoltà enormi per ottenere il Green Pass. Lo vedo, si viaggia per studiare, tipo il figlio della signora Isabella Angela Grillo, Daniele, che è partito per Malta per un corso d'inglese. Buongiorno signora. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Il punto è che è partito ma non può tornare ora, è bloccato lì. Sì, è bloccato con altri 80 suoi compagni di studio e a Malta. C'è alle viste una possibilità di ritorno? Così, se avete almeno un'idea di data di quando potrete rivederlo a casa? È esattamente quello che chiediamo in questi giorni, con forza, ma nessuno ci dà una risposta certa. Allora, però facciamo un passo indietro. Che è successo? Suo figlio è partito, stava per rientrare e il 7 al mattino alcuni studenti non si sono presentati a lezione e poi dopo una velocissima ricerca da parte di mio figlio, dei loro compagni, hanno capito che non stavano bene. Subito è stato attivato il protocollo e sono stati effettuati dei tamponi e da questi primi tamponi sono emersi i primi casi di positivi. Dopodiché hanno esteso a tutto il gruppo la procedura e quindi sono emersi 21 casi di positivi e hanno messo in quarantena tutti gli studenti. I positivi e i negativi, i ragazzi con doppia vaccinazione, i ragazzi che come mio figlio avevano già da qualche mese, erano già guariti dal Covid, tutti indistintamente. E immagino che lei, così come gli altri genitori, abbiate provato a contattare le istituzioni, penso alla Farnesina ovviamente, quando si parla di italiani all'estero, qual è la risposta, se c'è stata una risposta? Non c'è stata una risposta da parte della Farnesina, dell'ambasciata a Malta. Noi viviamo dal 7 di luglio nell'assoluta oscurità, nessuno ci dice se c'è una data precisa di ritorno, se tutti i ragazzi torneranno, che cosa ne sarà dei ragazzi che eventualmente dovessero risultare ancora positivi. Nulla, non abbiamo, noi abbiamo, per esempio sappiamo che c'è una normativa che è entrata in vigore il 1 luglio che oltre al doppio tampone prevede la libera circolazione di coloro che hanno contratto il virus ormai da 11 giorni e che potrebbero avere un certificato che permette la circolazione, ma non stiamo cercando attraverso lettere, mail, attraverso telefonate a cui non riceviamo mai una risposta. Niente, non ci fanno sapere assolutamente nulla. E questa è la figlio, cosa che ci tormenta. No, per capire, a suo figlio a Malta le autorità di Malta dicono qualcosa o anche lui non sa nulla? No, le autorità di Malta non hanno contatti con i nostri studenti perché nell'hotel Covid non può entrare nessuno, nemmeno il personale sanitario è mai entrato nell'hotel Covid.
Quindi i ragazzi vivono nel buio come noi. Tra l'altro noi vorremmo anche delle certezze per poterle trasmettere ai nostri figli, che ormai diventano nervosi, sono stanchi e quindi hanno bisogno di poter avere un punto di riferimento, una data. Signora, grazie per aver accettato il nostro invito, per averci dato la sua testimonianza. Ovviamente, come dire, continueremo a sentirci per capire se dal 7 luglio nei prossimi giorni arriveranno delle novità e se, come tutti noi speriamo, ovviamente questa situazione possa sbloccarsi. Sa, Bechin, che è un problema europeo questo, sì? Ma infatti stavo riflettendo sull'assurdità della situazione. Come avevo detto precedentemente, il Green Pass questo doveva servire per uniformare le pratiche, perché se ricordate bene c'era una questione di differenza di paesi che prevedevano la quarantena indipendentemente dall'esito negativo di un tampone quando si viaggiava. Poche settimane fa era così in Belgio. Quindi il Green Pass a questo deve servire. Se poi in realtà quello che succede, perché comunque è legittimo, perché l'Unione Europea non ha competenze esclusive in questo ambito, però l'accordo che si era ottenuto era questo, però se poi ogni Stato applica procedure differenti, è chiaro che chi ha cercato di programmare la propria stagione anche per aiutare tutti quei paesi che vivono sul turismo, l'Italia, la Grecia, la stessa Malta, che chiaramente è una meta nota per le vacanze studio dei ragazzi, poi a questo punto ci si ritrova in delle situazioni che sono veramente paradossali. Tiziana Bechin, quanto sarà cattivo Conte con Draghi? Uso le parole del direttore, eh? Ma guardi, io non credo che sarà cattivo e non credo che ci sia nessuna ambizione o obiettivo nei confronti di Draghi. Sicuramente c'è un obiettivo di difendere quelli che sono principi e che sono provvedimenti anche identitari del Movimento 5 Stelle, che riteniamo essere molto utili nei confronti dei cittadini. Quindi se noi siamo andati al governo lo abbiamo fatto per un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e anche per non vanificare il lavoro fatto nei due governi precedenti. Quindi questi fanno parte anche di accordi politici che hanno preceduto il nostro ingresso nel governo Draghi, e credo che questo sarà assolutamente il punto dirimente per quello che riguarda l'atteggiamento pro o contro, diciamo, il governo. Sì, per capirci, sulla riforma della giustizia chiederete e pretenderete degli aggiustamenti rispetto al testo Cartabia? Sicuramente sulla riforma della giustizia, sicuramente su tutti i provvedimenti che riguardano la transizione ecologica, quindi tutti i punti importanti, sicuramente sul reddito di cittadinanza, quindi il bonus al 110%, immagino tutti quei provvedimenti importanti per i cittadini, e non ultimo come metteranno a terra i tanti fondi del Recovery Fund, che ricordiamo sono arrivati in Italia non grazie a Draghi ma grazie a Conte. Si è presentato agli italiani come avvocato e anche come giurista, ha una buona fama di giurista, e prendere le posizioni del Movimento 5 Stelle sulla riforma Cartabia forse urta un po' con il suo essere uomo di legge. Vede in crisi Bechin, poi la lascio andare. No, non lo vedo assolutamente in crisi, mi pare che si sia espresso anche in modo abbastanza netto su questo, non soltanto il Presidente Conte ma anche esimi giuristi molto importanti, quindi che questa riforma non sia esattamente l'ideale mi pare che sia ormai abbastanza assodato. Poi quello che si riuscirà a fare a livello politico magari è un altro discorso. Io credo che il primo impegno di Conte in questo momento sia quello che effettivamente ha assunto di fronte a noi del Movimento 5 Stelle e alle persone che lo sostengono, che è quello di rigenerare il Movimento 5 Stelle e di mettersi al servizio dei cittadini in questa nuova forma. Quindi, ed è un impegno molto importante. Grazie Tiziana Bechin, anche a Giovanni Donzelli per essere stati con noi.